Buonasera a tutti loro. Iniziamo nel modo più informale, più familiare. D'altra parte, il Festival della Parola Limoux, quinta edizione, oggi è la seconda giornata, si caratterizza da tante cose che un po' voi sapete, avete capito, specie i più fedeli ai nostri incontri, che sono incontri che nascono certamente dall'ospitalità che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Assessorato Istruzione e Cultura intendono proporre a noi, a voi cittadini, agli scrittori che vengono dal territorio nazionale e internazionale, dagli scrittori locali, ma tutta la filiera, parola brutta ma che va usata ora, le librerie, le biblioteche, oggi abbiamo anche un circo dei lettori, un gruppo di lettori, ma ne parleremo fra un attimo. Le scuole, i ragazzi, le istituzioni che riescono a rendere nel migliore dei casi, e io credo che qui, in questo luogo, si possa parlare di un caso di ottimo, di situazione ottima, di buon lavoro, nel migliore dei casi dunque la cultura può tornare ad essere quella cosa che noi tutti amiamo, un momento non solo di intrattenimento, di spettacolo, ma un momento anche, come dire, di approfondimento di qualcosa che ci interessi. Per questo motivo io vorrei aprire questa giornata in un modo un po' diverso dal solito. Noi ci interessiamo di letteratura, sapete è morto il premio Nobel García Márquez, come non potremmo ricordarlo molto semplicemente, un grandissimo scrittore, nel 67 scrisse questo Cent'anni di solitudine che sembrò essere quel libro che in qualche misura cambiava un punto di vista anche sulla letteratura del Sud America. Gabriel Márquez, come sapete, García Márquez è colombiano, quindi siamo proprio in un mondo sudamericano particolarmente complesso anche da un punto di vista politico-sociale. Uno scrittore che però aveva, tutti i suoi libri, diventa Nobel nell'82, aveva qualcosa del grande caballero della migliore cultura castigliana. E allora per raccontarlo vi dico un piccolissimo, vi porgo un piccolissimo aneddoto. Con il mio lavoro di critico letterario ho il privilegio di conoscere tante persone. Io sono stato appunto una sera con lui, con García Márquez, anni fa. Tra l'altro lui è stato molto a Roma, non era un caso. E la scena era la seguente. Lui aveva scritto un racconto che doveva essere pubblicato per una rivista, della quale a quel tempo ero il caporedattore, oggi invecchiando il direttore, che si chiama Nuovi Argomenti, la rivista fondata da Alberto Moravia, no? Da Pasolini, eccetera, Mondadori Editore. E allora abbiamo fatto tradurre questo piccolo racconto. Márquez venne, si mise seduto, ma come si dice a Roma, sbragato proprio, con la testa appoggiata su questa poltroncina, e disse, in un italiano, insomma, un po' così stentato, disse, va bene, sentiamo com'è questo racconto che aveva scritto lui e noi avevamo fatto tradurre. Molto semplicemente io lessi il racconto. Ci fu un momento di pausa e lui disse, guardando il vuoto, bravo, bello questo racconto. Ecco, lui era così. Lui era innamorato del proprio racconto, era innamorato della propria arte, ma non con un atteggiamento fatuo o narcisistico, ma con l'atteggiamento di chi sa perfettamente che la letteratura torna ad essere, lui lo diceva, l'abbiamo letto anche sulle giornali di oggi, un atto di felicità. Ecco, questo è molto importante. Probabilmente è diventato García Márquez lo scrittore che del Sud America propose una complessità che sapeva mettere in gioco anche una possibile felicità anche per gli occidentali. E non è così, stato sempre così in Sud America. Prendete quel grande scrittore brasiliano Guimarães Rosa, che aveva nel grande Sertão Feltrinelli, lo dico per i lettori, tutta un'altra visione appunto della realtà. L'amore al tempo del colera, 1985, forse il suo capolavoro, ma Cent'anni di solitudine rimane un segno forte di una letteratura che anche, mi auguro, i più giovani possano, come dire, continuare a leggere. L'argomento di oggi, voi sapete che il nostro tema è la rinascita, è un romanzo di uno scrittore che voi conoscete molto bene, anche perché nel libro che oggi vogliamo presentarvi parla di questa terra, di queste vie, di questi angoli in un modo continuo e diretto. Addirittura nei ringraziamenti alla fine si parla proprio di un libraio che sta qui con nome e cognome.
Insomma, diceva una mia amica, qui bisogna stare attenti perché se tu passeggi e vai con la macchina, mi sa che trovi il vicequestore Schiavone, che è il personaggio appunto del romanzo. Ma questo romanzo ha un che di sorprendente e cercheremo di raccontarlo oggi. Essendo un giallo, magari tutti sapete il finale, ma qualcuno non lo conosce, noi non possiamo appunto dirvi il finale. Ma è bello l'inizio, che fa così. Erano giorni di marzo, giorni che regalano sprazzi di sole e promesse della primavera che verrà, raggi ancora tiepidi, magari fugaci, che però colorano il mondo e aprono alla speranza, ma non ad Aosta. E questo è il punto. Il punto di questo libro è che c'è qualcosa di strano in questo luogo. E io che ogni anno che vengo qui vado al confino, perché tutti sanno che dal giorno 16 di aprile al 4 maggio sono qui tutti i giorni, conosco questa situazione, ma anche la bellezza di questa situazione. Per parlarvi di questo, noi vogliamo segnalarvi la costola di Adamo e salutare uno scrittore che voi amate, abbiamo già avuto noi ospite già l'anno passato, ed è Antonio Manzini. Caro Antonio, ciao. Allora, Antonio Manzini, dunque, la costola di Adamo. Noi abbiamo già parlato della pista nera, no? E il tuo libro ha sempre questo vicequestore, dobbiamo dirlo, lo ripete continuamente, non esiste più il commissario, ma il vicequestore. Vabbè, lo dice nel romanzo così, quindi lui già sta negando quello che dice. Allora, il vicequestore Schiavone è appunto un uomo che vive ad Aosta, e in realtà la sua prima esperienza, forse l'esperienza più importante, l'ha vissuta a Roma, quindi io mi identifico molto in questo personaggio, e lui trova una situazione a cui purtroppo spesso ci si può trovare, specie se si fa quel lavoro. Accade un fatto, un fattaccio, non di via Merulana, ma magari più vicino al nostro bellissimo luogo. Una signora forse si è suicidata, noi non lo sappiamo, io non posso dire niente, o forse no. E tutto questo accade però nella prima scena, che è molto divertente, perché abbiamo questa Irina, che è una signora che viene dalla Lituania, anche se la sua casa poi è in Bielorussia, ma vive qui ad Aosta. È una signora che fa i lavori in casa, quando entra nella casa trova una casa che per definizione è caratterizzata dall'ordine, la trova invece nel massimo disordine. Chiama aiuto e il testimone, the witness, è un maresciallo, poverino, mezzo sordo, un po', no? Un po' così, un po' bastonato dalla vita, il quale dovrebbe aiutare la nostra Irina. In realtà arriva la polizia e scopre il fattaccio. Ahimè, la signora Esther la troviamo in una situazione molto imbarazzante, soprattutto per lei, perché poverina la troviamo impiccata. Un'immagine brutta che porta anche il collega del tuo vicequestore a non volere nemmeno prendersi un caffè perché ha lo stomaco un po' capovolto. Allora, proviamo un po' a raccontare, perché per chi non sapesse il libro, voglio dire che questo romanzo ha dentro una questione civile molto importante anche per la nostra nazione, vero Antonio? Sì. C'è un dato molto importante, quindi questo libro ruota attorno a qualcosa di molto importante. Allora, tu che sei grande scrittore e sceneggiatore, dobbiamo aiutare loro a capire senza capire. Quindi vediamo se sei bravo. Ti lancio la volata. Siamo dunque alla scoperta della morte di Esther. Dunque? Sostanzialmente questo lui si imbatte, il nostro Rocco Schiavone si imbatte in un dramma familiare. È un dramma familiare perché scopre lentamente che la situazione in quella casa borghese, apparentemente in ordine per l'appunto, è molto disordinata invece, è molto complicata e è nascosta, come spesso accade nel nostro paese di leggere poi sulle cronache quotidiane. È una situazione che Rocco cercherà di panare
riuscendoci lentamente con piccole intuizioni e con piccole prove, ma arriverà a capire l'orrore che si cela all'interno di quella casa. In realtà La costola di Adamo è proprio il titolo che più mi serviva per raccontare questa storia, perché è proprio sulla percezione della donna in una società occidentale come la nostra, che seppur è una società piuttosto avanti democraticamente parlando, in realtà c'è ancora delle risacche e delle brutture maschiliste e arretrate. La percezione appunto della donna come la costola di Adamo la dice lunga, come un orpello che appartiene all'altro sesso e non come, che non ha dignità d'esistenza in quanto tale, no? Quindi tu stai insinuando in questa sala che quello potrebbe anche non essere un suicidio, o forse quella cosa lì nasce da una violenza familiare. Permettimi di aiutare, ti ridò la parola ricordando ai nostri amici, perché non avesse letto, che Rocco, il vice questore, non è proprio un uomo che abbia con le donne una relazione di facilità. Ha un amante, una certa Nora, ma insomma lì le cose non vanno molto bene. Irina, a sua volta, che è appunto ortodossa perché è della Bielorussia, convive con un signore Ahmed che è egiziano, islamico, una persona buonissima, però anche lì hai sempre paura che anche da quella unione possa venire fuori chissà che. Saranno pregiudizi culturali, però nel romanzo tu capisci che la questione uomo-donna è sempre presente. Prego. Sì, e quindi il sospetto più che altro che sia un problema di carattere, cioè che questo suicidio in realtà sembrerebbe un omicidio travestito da suicidio, appare subito evidente dalla situazione in cui Rocco Schiavone trova la casa, come dicevi tu prima, per cui si pensa a un furto, a una rapina, a qualcosa del genere. È ben altro l'argomento che in realtà si nasconde in quella casa lì, nella casa Baudo a via Broscherel. Io qua mostrerei anche la via, è importante, perché questa me l'ha andata questa foto, questa è via Broscherel. Devi darmela perché dobbiamo vedere tutto il pubblico, come nelle migliori, come nel pugilato. Ecco, sì, quella è via Broscherel. Loro abitano in un civico che non esiste, ci tengo. Chiaro? Ci tengo a sottolinearlo. Il civico non c'è. Il civico non c'è? No, non c'è. Quindi, infatti, la differenza col pasticciaccio è che invece il civico c'è, il pasticciaccio, sì. E allora, però, voglio dire, noi non possiamo svelare le... Insomma, poi comincia l'indagine di Rocco, dai, per cui... Aiutaci un po' con Rocco, dai, dici qualcosa. Rocco comincia a capire che delle cose in quella casa non vanno, che sì, ci può essere la rapina, ma ci può essere anche altro, cioè qualcosa che si nasconde di sotterraneo, Ma tu stai parlando del marito, sotto sotto? Ma il marito è uno che va in bicicletta la domenica e fa anche le garucce, quelle un po' amatoriali, è un uomo in tuta, come dice Bukowski. Sì, cammina sembra... come un clown, dici tu, no? Cammina come un clown. Cammina come un clown perché c'ha quelle scarpe trick e track, no? Che c'hanno i ciclisti. Certo, non è il massimo dell'Eros, francamente, quando arriva a casa il marito. Eh no, ma lui è andato a fare la sgambata del venerdì. E c'è un problema con questo. No, questo è un poveraccio, cioè uno che trova la moglie morta così. E, tra l'altro è cattolico, osservante, va in chiesa. E sembra una persona a modino, come si dice, no? Sembra appunto, poi insomma. Anche sto signore ha dei problemi e Rocco piano piano deve entrare in questo orrore e lui non ha nessuna voglia di entrare in questo orrore, lui se ne terrebbe volentieri fuori, lui queste cose lo stancano, lo deprimono, ma gli tocca per quel suo mestiere e quindi comincia a provare a vederci chiaro in questa casa a Baudo, a via Broscherel, che abbiamo già fatto vedere. Ho qui peraltro altre foto importanti. Ha portato tutte le prove reali di questo romanzo. Questa signora viene portata, documentari serie, ecco, questo è il posto più importante, questo è morgue, ossia l'obitorio, questo è importante, perché in questo obitorio si svela il primo problema. Qual è? Ma se lo dico... E questo è il problema. Si scopre che questa donna ha molteplici vecchie fratture. Aia. Molteplici vecchie fratture antiche, e non solo non faceva sport estremi perché era una persona dotata di comprendonio, ma neanche aveva avuto incidenti spaventosi, solo un tamponamento, dico, ma poi hanno fatto pure il CID, per cui
non ti fai una frattura multipla. E quindi Rocco comincia a vedere chiaro che l'origine di queste fratture, appunto, non se le è fatte da sola. Devo dire altro. Voi state immaginando che la causa di queste fratture sia cosa? Il circo dei lettori. Oh, ma qui non può parlare nessuno. Questo, siamo in una vera situazione. La libreria Aubert, dove lui incontra. Importante. Qui lui incontra Adalgisa. Non mi sono ispirato ai veri proprietari della libreria, che tutto sono tranne che Adalgisa, che però non finirò mai di ringraziare. E Adalgisa è l'amica della vittima ed è un personaggio chiave di questo romanzo. Sì. Perché insieme grazie a lei scoprirà tante cosine Rocco Schiavone. Ma devo dire quali? No, questo no. Senti, allora, però una domanda che ci fa un po' respirare. Questo io vorrei sapere una cosa che chiedo a voi che scrivete romanzi dove c'è il vicequestore, Rocco, il commissario, Schiavone. Eccetera, eccetera. Tutti voi raccontate sempre una cosa. Io vorrei poi anche avere una conferma. In genere il vicequestore ha sempre un ispettore molto amico, molto caro, ha una ispettrice carina ma sempre che sta nel suo ruolo, e poi ha sempre due imbecilli. Ma in tutte le storie, ma questo anche in Cervantes più o meno, la domanda è, ma voi dite questo perché la polizia italiana è messa male? È un'ipotesi. O perché è un topos letterario, cioè... Ma perché c'è sempre... Guardate, il racconto, questo lo puoi raccontare, dai. Sì. Quando fanno l'avvistamento di notte, no, dai, e questo va detto. Raccontaci bene questi due personaggi, uno che pesa 130 kg, l'altro che... Insomma, ci devi raccontare il filmino di Stanlio Ollio. Ma sì, ma sostanzialmente in polizia entrano persone meravigliose che sanno fare il loro mestiere e poi ci sono altri che ci sono trovati, come in tutte, credo, le realtà lavorative, uno spettacolo. Anche in letteratura è così. Soprattutto in letteratura, la mia presenza qui credo che sia una testimonianza. No, la mia. La nostra. In realtà quello che si chiama brutalmente verbalizzazione degli atti, cioè il personaggio spesso deve avere qualcuno di simile a lui con cui parlare, con cui condividere. In questo caso è questo Baldostano che gli assomiglia molto, per cui si vogliono molto bene. I due cretini sono lì perché lui se li deve tenere, soprattutto lui odia Dintino, è quello che odia di più. Lo vorrebbe rimandare in Abruzzo, perché è cretino. A Chieti addirittura. A Chieti, ma peggio, sulla Maiella, lui proprio Maiella. Vorrebbe vederlo inguaiato assai. Ma niente, questi vanno a fare un appostamento notturno per capire se c'è uno spaccio di droga vicino alla stazione. Io vorrei ringraziare una persona che mi ha indicato il posto dove ce lo spaccio, ma non lo faccio. Ah, perché c'è uno spaccio? No. No, però io l'ho saputo da non una si ringrazia per un che non fatto posso che non ringraziare esiste. Perché ho ovvi motivi, perché sennò è ovvio. Posso causare dei problemi, anche se questa persona non fa uso di sostanze stupefacenti. Ma vende sostanze stupefacenti. Non lo so, questo io me lo auguro per questa persona, perché così Equitalia non la disturberà più. Vabbè. Andiamo avanti sereni. Serenissimi. Stai sereno, Antonio, stai sereno. E quindi che succede? Che questi due vanno a fare l'appostamento notturno e Rocco gli dice: mi raccomando, fate delle foto. E questi due invece li usano il flash. Per cui l'appostamento, diciamo, si nega nello stesso momento in cui si pone, no? E quindi poi c'è un tafferuglio con i sedicenti spacciatori, no, gli spacciatori e... Però da questo tafferuglio nasce una piccola prima prova per Rocco per cominciare a capire in realtà cosa è successo a via Broscherel, che adesso vi mostro. È sempre questo. Sempre quello. Sì. Che è importante perché poi in realtà da questo piccolo particolare Rocco comincia a ricostruire un po' le vicende di questa povera Esther Baudo. E questi due poliziotti, per fortuna uno si spacca le costole e finisce in ospedale, per fortuna così se lo toglie di torno. No, l'altro invece è stato bravo perché riesce a fermare uno dei due spacciatori, e quello più ciccione, Deruta si chiama. È importante avere in una narrazione che abbraccia, che è un innesto sostanzialmente, avere anche il côté commedia. Cioè, da quando ero piccolo io ho guardato in maniera anche patologica i film di Monicelli, ma perché mi facevano ridere e non capivo perché.
probabilmente mi hanno portato su una strada sbagliata, perché poi è innato ormai in me il suo senso del racconto, che è appunto un racconto che alterna dei momenti sostanzialmente tragici o ironici o caustici con dei momenti invece realmente drammatici. Io ho sempre pensato che poi la vita sia questo, in realtà. Sì, però c'è un terzo elemento nella tua scrittura. Manzini è un uomo molto saggio. Lui risolve un problema che adesso vi pongo, lo pongo a te. Quando una donna ti telefona e ti dice domani è il mio compleanno, e tu che c'hai tanto da fare e che la ami e non la ami, un po' così, ti devi porre il problema di quale regalo fare. Allora noi poniamo adesso, facciamo una call, un bando a tutti voi. La questione è la seguente, perché lui ha risolta molto bene. Ci rivolgiamo al nostro pubblico che non avesse letto il libro, ovviamente. Allora, la donna dice al suo uomo, la donna si chiama Nora, che è una donna molto bella, giovane, ma affascinante, commerciante, abituata alle bellezze, dice dunque a Rocco Schiavone, che è il nostro vicequestore, domani è il mio compleanno, però ti ricordo che io odio profumi, le sciarpe, i CD, i foulard, i DVD, i libri e i fiori. A questo punto la domanda è: cosa puoi regalare tu a una donna così? E io vorrei che intervenga questo signore, che lo vedo molto attento, e mi deve dire cosa si può regalare a una donna. E certo, vengo qua per scherzo. Sentiamo un uomo saggio e poi vediamo Manzini. Allora, ma io non sono saggio, quello è il problema. No, non si può cavare così. Dei regali faccio un casino, diciamo. E quindi che si deve regalare a una donna? Un paio di scarpe con i tacchi altissimi. Stronzo. Scusi, è uscita una piccola parola. Allora, questo signore qui, vedete questo uomo? La viltà. Ha detto quello che è scritto nel romanzo perché ha letto il libro. Allora, cosa si regala ad una donna che non vuole tutto questo? Scarpe? Marca? Sì, ma c'è ancora un problema da aggiungere. Aspetta. Non solo, non puoi regalare niente che renda il rapporto troppo importante. Questo è importante. Perché lui il suo ispettore, che è una donna, Caterina, gli fa un bel weekend di massaggi ayurvedici. E vuol dire spingersi là col rapporto. E quindi sceglie un paio di Jimmy Choo tacco 12 perché sono belle, sono costose. Dice: che ne sai delle Jimmy Choo? Io ho mia moglie che mi ha distrutto due è più complesso. È fissata con le scarpe, ho quattro cani, non aggiungo altro. Basta poco per rovinarsi cinque rate di una sceneggiatura, insomma. Perché quando il cane si mangia la Stuart Weitzman se ne sono andati 350 euro così. Io il cane lo amo, però ci sono dei limiti. Ce n'ho quattro, quindi io conosco le marche molto bene, per questo motivo so anche i costi. E io ho chiesto a mia moglie: ma se io ti regalassi delle Jimmy Choo, tu saresti felice? Lei mi ha risposto: beh, dipende di quale collezione. Ma come marca ti rientra? Sì, come marca rientra. Ecco, questo è stato... Quindi, praticamente, questa saggezza penso nasce che sia un bel regalo, perché comunque è un bel regalo. Una cosa... Nasce dalla tua sofferenza la saggezza. Beh, sempre. Sempre così. Qualsiasi espressione umana che non sia quella di fare dei conti nasce sempre da una sofferenza, alla fine. Senti, no, allora, senza dire troppo, però mi parli dell'amica, meglio, Adalgisa, l'amica di Esther. Cioè, questa amicizia fra le due donne, questo è un punto molto interessante del romanzo. Ovviamente questo punto ci servirebbe a svelare quello che non vogliamo svelare. Però è molto bella quell'amicizia fra le due donne, anche il tema che una delle due è una scrittrice, o vorrebbe fare la scrittrice, sì, no? È una libraia. È una libraia che al tempo stesso, librai sì. Sono santi lettori e quindi amano anche scrivere. Sì, avevano un gruppo di scrittura che cercavano di fare un po' di scrittura creativa insieme, avevano questo sogno è stato bloccato dal marito di lei per evidenti gelosie. E Adalgisa però ha cercato in qualche modo di portare fuori Esther Baudo da questa specie di prigione borghese, ma non c'è riuscita, è rimasta amica, ma a un certo punto, come tutte le amicizie a senso unico, finiscono perché c'è sempre una persona che spinge e l'altra che rimbalza, no? E sono amicizie che, sebbene nascano
sulle emozioni vere, sui significati più profondi della vita, alla fine scemano per ovvie ragioni, non si nutrono più di una reciprocità fondamentale che io credo in un'amicizia. Ciò non toglie che uno continui a essere amico e continui a voler bene la persona. E il loro gioco è diventato un gioco, improvvisamente diventa un gioco dell'orrore. Da un gioco letterario o un divertissement diventa purtroppo un gioco dell'orrore al quale dobbiamo assistere, e che è un gioco che prende in giro anche il nostro Rocco Schiavone, nonostante tutto. In realtà la Costa d'Adamo rimbalza su un problema aperto per Rocco Schiavone, il rapporto con l'altro sesso, cioè con sua moglie. Marina. Con Marina. In questo romanzo si comincia a capire un po' di più di quello che è successo, forse, c'è una data riportata, il 7 luglio del 2007, è successo qualcosa che ha spezzato la vita di Rocco e anche quella di Marina, perché è la morte di Marina. Da allora Rocco non è riuscito più a instaurare, o per volontà o per caso, un rapporto serio, duraturo, vero con un'altra donna, anzi rifugge un rapporto serio e duraturo, ci passa il tempo con le donne. E si sa che dall'altra parte invece vuoi un orologio biologico, vuoi invece una volontà di approfondire, appunto fammi un regalo. E questo è il grande dramma di Rocco, lui il regalo non lo può fare fino in fondo. Ed è qui, ed è proprio sulla costola di Adamo che Rocco viene preso in giro, perché per lui è un problema aperto, è una ferita aperta, e quindi viene condotto dove la costola di Adamo lo vuole condurre, purtroppo. E anche quando se ne accorge non si pentirà di aver seguito i suggerimenti stravirgolettati della costola di Adamo. Sembra complesso quello che sto dicendo, in realtà è molto più semplice. Sì, ma il tuo libro, per chi non l'avesse ancora letto, è un libro che ha la freschezza, la efficacia razionale di un meccanismo narrativo molto bello, che si può seguire non solo per chi conosca bene la Valle d'Aosta, ma per chiunque abbia il desiderio di leggere un libro veloce e molto divertente. Però ha sempre questa musica, questo sottofondo, e non solo di amarezza, ma di decisa, radicale attenzione a dei grandi temi. Nell'ultima pagina, nei ringraziamenti, tu parli addirittura di femminicidio. Allora devo riporre una domanda seria, chiedendo di non essere a me per primo retorico. Ma com'è possibile che accada il femminicidio, dal tuo punto di vista, no? Perché è vero che nella vita qualcosa si rompe, nei rapporti fra un uomo e una donna, un marito e una moglie. Ma come ce lo spieghiamo? Che le notizie in Italia ci parlano di numeri incredibili, semplicemente incredibili. Mariti, fidanzati, amanti. Che sta succedendo a questo paese? Non lo so, io, a parte questa brutta parola femminicidio, brutta in tutti e due i sensi, sia come suono sia come significato, ci aggiungerei anche quei femminicidi coperti, cioè le violenze psicologiche, che sono terribili tanto quanto una violenza fisica, e che non vengono mai denunciate e mai scoperte. Io mi sono posto la domanda, come tutti noi, e come risposte non, ce ne sono tante e nessuna, sostanzialmente. Credo che un passo in avanti, forse, non lo so, mi permetto di dire, un passo avanti si potrebbe fare cominciando a considerare gli uomini che hanno questo tipo di relazione con le proprie donne come delle persone malate, sostanzialmente. Cioè che la malattia mentale delle persone sia equiparata alla malattia fisica. Le cause di depressione, di fobie, di manie sono tanto quanto un cancro o la febbre o un raffreddore. Io credo che ancora questo, almeno non tanto nei medici e negli ospedali, ma fra le persone, non sia ancora molto chiaro. Ci devono essere delle cure. Le forze dell'ordine fanno tanto, insieme ai... Io di questo mi sono dovuto informare, perché questo scrivevo sostanzialmente, insieme alle associazioni, stanno attenti. Ma come c'è sul libro, a un certo punto a Rocco gli chiedono: ma è possibile che si debba intervenire sempre quando è tardi? E la risposta è: ma se io non ho una denuncia e non conosco l'ambiente familiare, come intervengo e in base a cosa? È questo mondo nascosto che è spaventoso, che non si può affrontare dal punto di vista legale, ma secondo me va affrontato proprio dal punto di vista patologico, perché è una patologia. Non c'è altro modo, non posso spiegarmela in un altro modo. Che forse
almeno nel nostro paese, potremo cominciare, e molte associazioni sul territorio lavorano proprio su questo quotidianamente, anche rischiando in prima persona, perché si rischia, perché ci sono anche delle cose molto violente, molto spaventose, almeno io ho dei racconti abbastanza inquietanti di queste storie qui, e riescono a nucleare il problema e a presentarlo alla persona vittima, carnefice, perché poi in realtà l'uomo c'è anche dell'essere vittima di questo, e presentargli il problema e portarlo alla radice, e portarlo davanti a una persona che fa di mestiere il curatore delle malattie mentali, chiamiamolo psicoterapeuta, psichiatra, analista, chiamiamolo come vuoi. Io credo che sia l'unico modo, perché non è un fatto educativo. Io ho esempi di persone, lo devo dire, un mio carissimo amico, nato in una famiglia, un padre meraviglioso, madre addirittura psicoterapeuta, lui ha qualche anno meno di me, e lui adesso non può avvicinarsi a 100 metri da sua moglie. Addirittura? Sì. Ed è per me stato è stato uno shock, perché per me era una persona con la quale mi vedevo ogni giorno tranquillissimo, neanche di quelli che fanno le risse, che si mettono in mezzo, si capisce, un tipo un po' violento, proprio una persona normalissima, si usciva la sera, amava questa persona come con tutto se stesso. Forse lui mi diceva, per me è stato il troppo amore, ma non diciamo cazzate, certo. Diciamo cazzate, il troppo amore di che stai a dire? Non me l'aspettavo, ma come fai a capirla quella situazione lì? Se quella situazione lì non viene mai alla luce. Lui non sta bene, in realtà adesso è in cura. E questo è il problema poi alla fin fine. È una malattia, io credo. Spesso e volentieri è una malattia. Senti, io adesso ho un momento un po' di imbarazzo, perché devo coinvolgere questo gruppo di lettori che sono stati, tanto si può dire, dalla nostra struttura, da Ercole, sono stati obbligati a leggere un libro che non volevano leggere. Anzi, io sapevo che non è nemmeno piaciuto tanto, se posso dirti la verità. Ma anch'io l'ho capito. Io ho fatto delle riunioni, ho detto, ma questo è un libro noioso, fateci leggere La Collina. Dico, va bene, poi leggerete anche La Collina, vi presenteremo i nostri due autori subito dopo Antonio Manzini. Però ormai l'avete letto. Allora, qui, questo è il luogo della verità. Ad Aosta si dice solo la verità. Quindi avete il momento per dire tutto il veleno che avete nel corpo contro questo uomo, il momento per dirlo. Questo libro vi è piaciuto sì o no? Ti parla? Parli tu. Aspetta, che arrivo, è un po' di suspense. Un po' di suspense. Quell'uomo lì, Antonio. Ma quanto bevi, Antonio? Ma sei sempre bevi? No, ma saranno anche problemi miei, voglio dire. Ah, vabbè. Va, bevi, bevi, bevi. No, appena mi ricordo, devi stare bene. Non te lo faccio davanti. Quindi devo parlare a nome di tutti? In generale. Se hai il coraggio, sì. Difficile questo. È piaciuto o no? Sì, in generale è piaciuto a tutti. A me personalmente è piaciuto molto. Era il primo testo che leggevo, appunto, di Manzini. E mi è piaciuto molto il modo divertente di affrontare la storia. Mi ha colpito anche un po', appunto, questo tema, mi riallaccio a quello che stavate dicendo prima, questo tema legato alla violenza. E in particolare un episodio mi ha dato un po' un pugno nello stomaco. E quello quando il padre, adesso mi sfugge il nome, parla con, riferito al figlio, appunto, che sarà poi oggetto di un intervento a Roma da parte del vicequestore, quando il padre dice alla madre, ma sì, il nostro figlio non è rientrato, magari ha incontrato una ragazza, e la mamma con questo modo molto lapidario risponde, ma speriamo di no. Ecco, questo è stato un po' una crudezza che ho trovato e che mi ha fatto riflettere anche parecchio, no? Il fatto che, come dicevate voi, ci sono delle realtà, sappiamo tutti, che non vengono mai fuori, non vengono mai denunciate. No? E ho trovato, ecco, il libro molto, molto attuale, con dei temi molto, molto belli, molto divertenti, ma anche molto profondi, sui quali, insomma, è stato interessante fermarsi un attimo a ragionare. Beh, Antonio, mi pare che sia una buonissima lettura. Come puoi commentarla?
Che non l'ho pagata, tanto per cominciare. È già qualcosa. Ci tengo a dirlo. No, sono, chiaramente, ovviamente non posso che essere felice di queste parole. Qui c'è una grande questione a cui noi giriamo attorno, non possiamo. Alla fine succede qualcosa per cui la domanda è questa: la giustizia trionfa o no alla fine? E qui c'è un punto di paradosso. Ma in quel finale. Sono la persona meno indicata per risponderti. La giustizia quale? Perché lì accade qualcosa nel finale, no? Chi ha letto il libro forse mi segue. Non ti so rispondere. Che noi seguiamo la vita di Rocco Schiavone, seguiamo il suo senso di giustizia, se è un senso, ma non lo so. Diciamo il suo modo di affrontare la realtà, il suo modo di essere un poliziotto sbagliato, di essere un poliziotto e un giudice contemporaneamente, di essere un uomo che ne fa sempre un fatto personale. Non è mai un fatto sociale, cioè, sembra che qualsiasi cosa succeda di brutto a lui, cioè, sembra che l'offeso in prima persona sia lui, anche di un omicidio di terzi. Per Rocco per Rocco Schiavone la giustizia trionfa. Per Rocco sì. Per Rocco, abbastanza chiaramente, sì, la giustizia trionfa, per Rocco Schiavone. Per Rocco e per il suo collega. Anche per il suo collega, anche che comincia ormai collega. A somigliare pericolosamente, dico, a Rocco Schiavone. E allora un'ultima cosa e poi ti salutiamo. Nel diario stenografato c'è un passaggio veramente commovente che io vorrei che tu commentassi. Il passaggio è il seguente, viene tratto da questo diario, da questo brogliaccio, non so come dire, e fa così: io non partorirò mai perché nasce femmina e non se lo merita, basta sua madre. Ovunque tu sia, bambina mia, perdonami, perdona tua madre, non se l'è sentita e non sarà mai, mai. È molto forte tutto questo. Questo è un punto violentemente struggente, violentemente tenero, no? Di un non parto, di un non farcela. E di una tragedia che, tra l'altro, in certi paesi del mondo, come in India, per dirne uno, è, ahimè, o in Asia, in Cina, ahimè, è molto presente anche questo tipo di argomento. Come lo potremmo governare? Se si nega alla donna una delle... Forse una delle cose più preziose che ha, quella appunto di poter partorire, ma negare la voglia a una donna di partorire... cazzo, gli ha tolto un sacco di cose. Come non ho capito la parola prima. Come, eh? Oh, scusate, gli ha tolto delle cose. Gli ha tolto delle cose. Mi è arrivato un'interferenza. Gli ha tolto una sua. Non peculiarità, gli ha tolto il suo amore. Gli ha tolto. Sei riuscito a togliergli la cosa più preziosa che per molte donne è, cioè partorire un figlio. Per il terrore di partorire una figlia. L'hai distrutta psicologicamente, umanamente e fisicamente. È da quello che legge lì che Rocco alla fine pensa che giustizia trionfa, perché questo massacro non è solo fisico, è stato l'annientamento di una persona durato 7 anni. 7 anni, sì. E quindi per lui la giustizia trionfa così. Un libro bello, La costola di Adamo, Antonio Manzini. Grazie. Complimenti Antonio. Grazie. Complimenti. Stai ancora con noi, poi potrai firmare le copie. E mi regali una fotografia? No, non me la regala, la dai al Polesine, so, a qualcuno, niente. Sono mie. E noi allora...